Ecco, è ufficiale la sua ricandidatura, lo ha scritto, insomma, forse prima sui social e poi uscirà il comunicato stampa. Non è un fulmine a ciel sereno, insomma, come ho scritto è una scelta che non doveva apparire scontata, perché di scontato non c'è niente, è una scelta però meditata, una scelta che mi ha portato a una lunga riflessione e mi sono reso conto che, come avviene sempre, ci sono molte cose che rimangono a metà, ma non è questa la causa principale. La sfida in questo caso è nel 2014 essere stati eletti per quello che prometteva e nel 2019 essere eletti, casomai, per quello che uno ha fatto e per quello che uno magari anche racconterà accanto ai fatti. A me piace fare più fatti che parole, però oggi in questo momento credo per tutte le amministrazioni in tutti i comuni è difficile realizzare delle cose e quindi bisogna aiutarci anche con tanta buona volontà, con tanta energia, con tanto entusiasmo. Se non hai entusiasmo, se non hai energia, se non hai ottimismo, penso che sia difficile oggi fare questo ruolo. Avere la passione invece per la propria città a me riesce proprio naturale.